Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, che oggi compie un anno. Sì, oggi abbiamo una puntata speciale d'anniversario. In questo mese di luglio compiamo il nostro primo anno. Questo sogno iniziò un anno fa, in un anno specialissimo di pandemia, dove abbiamo raccontato tante storie di immigrazione bellunese nel mondo, tradizioni e anche, nella rubrica Eccellenze Dolomitiche, le bellezze e le potenzialità del territorio dolomitico. Un territorio che ha tanto da offrire, ricco di cultura e tradizione, perciò abbiamo cercato di raccontare questo grande e ricco patrimonio dolomitico. Abbiamo parlato non solo delle risorse naturali, ma anche di quelle umane, culturali e dei mestieri che ci offrono prodotti e servizi di qualità. Nel nostro programma queste emozionanti storie ci hanno portato in tanti paesi del bellissimo continente americano. Abbiamo avuto ospiti dal Canada, Stati Uniti, Messico, Guatemala, Colombia, Venezuela, Brasile, Cile e anche certamente storie dell'Argentina, da dove facciamo questo programma. Questa terra lontana che è stata meta di tanti migranti veneti è nota anche come la fine del mondo, chiamata così anche da un italo-argentino molto caro e famoso, Papa Francesco. Il giorno in cui diventava il nuovo Papa a Piazza San Pietro, commentava come i suoi fratelli cardinali sono andati a prenderlo alla fine del mondo. È da lì che abbiamo deciso di dare questo titolo al programma. I nostri bravissimi bellunesi migranti che hanno dovuto prendere la difficile decisione di lasciare le loro famiglie, la loro terra d'origine, cercando nuove opportunità, hanno iniziato un'avventura in questo nuovo mondo, l'America America, come quella della famosa canzone popolare che è diventata la sigla del nostro programma. È stato un piacere dare voce e raccontarvi alcune delle tante storie di immigrazione che abbiamo qui alla fine del mondo, in tutta America e non solo. Sono diverse storie di vite, storie dove cerchiamo di raccontare le vicende che i nostri migranti hanno dovuto sperimentare, ma cercando i tratti comuni che hanno tra di loro. Abbiamo incontrato una grande diversità di esperienze, diverse circostanze di partenza, diversi luoghi d'arrivo, ma sempre abbiamo trovato sentimenti in comune che li hanno accompagnati, come la nostalgia, l'essere legati alla propria terra, alla famiglia, alle proprie radici. Alcune storie sono state abbastanza difficili, altre non tanto, ma comunque penso che tutte meritano di essere raccontate. Anche perché è necessario recuperare le tradizioni e i valori di quegli italiani che, a un punto della loro vita, hanno dovuto prendere la difficile decisione di fare le valigie. Toccante è stata l'emozione che i nostri ascoltatori hanno provato quando hanno sentito queste storie. Anche l'orgoglio di vedere riconosciuto il loro sacrificio, le loro opere e il loro successo. E come in tanti si sono riconosciuti in queste storie, si sono messi in contatto con noi per ringraziare la BM per questo spazio che ci hanno dato per raccontare queste storie che mettono in alto i valori e le tradizioni venete a cui loro tengono tanto. Personalmente è stata un'esperienza meravigliosa e indimenticabile. Questo programma, questo spazio, è nato con l'obiettivo di presentarvi le storie di immigrazione dei nostri bellunesi nel mondo, quanto di bello è stato fatto da quelli che sono partiti con un sogno e quanto di quello che si sognava è diventato poi realtà. Le vicende che hanno dovuto vivere, il difficile inserirsi nelle diverse realtà, la vita delle istituzioni che hanno creato, con lo spirito solidale che ha sempre caratterizzato gli italiani. La realtà ha superato persino le nostre migliori aspettative. È un piacere per noi, del team, del programma, celebrare insieme a voi, carissimi ascoltatori, questo importante traguardo. Non sono solo io a essere parte di questo programma, dedico un ringraziamento particolare al mio team di preziosi collaboratori. Abbiamo Ignazio dalla Corte Lucio nella produzione audiovisiva e Patrizia Lucio alla regia. E tutti noi del programma vogliamo ringraziare specialmente la nostra carissima Radio AVM, Voce delle Dolomiti, per questo spazio, per la fiducia e tutto il supporto che vi avete dato in questo primo anno di trasmissione. Ringraziamo anche la BM, al suo presidente Oscar De Bona, che ci ha regalato un emozionante messaggio. Sentiamolo insieme. Buongiorno Ernestina. Buongiorno Ernestina dalla Corte Lucio. Quando parlo con te mi viene anche automatico dire buongiorno Argentina. Buongiorno Ernestina e tutti
gli abitanti dell'Argentina, soprattutto quelli di origine italiana, ma anche tutti gli altri. Grazie a questa meravigliosa popolazione, ma grazie a te che sei la punta di diamante dell'Associazione Bellunesi nel mondo, in particolar modo in Argentina e in Sud America. E complimenti per questo tuo primo anniversario di direzione della trasmissione radiofonica in streaming internazionale che stai portando avanti. Abbiamo in questi giorni, quindi stiamo celebrando il primo anno di attività. Numerosi sono state le interviste che hai fatto ai cittadini di origine bellunese veneta in Argentina, ma anche in Brasile, in Sud America, fino al Nord America. Sono tutte storie meravigliose, storie diverse una dall'altra, storie di sacrifici, storie di dispiaceri, di lacerazioni, storie anche di gioie, di gioia, di soddisfazioni. Ma tu, cara Ernestina, con questa trasmissione, come tutti coloro che utilizzano questi media, fanno sentire meno distante la terra di origine dei loro antenati e si riesce a mettere in collegamento quelli che sono di qua e di là del Mar Grande, così è stato chiamato dai nostri emigranti in Sud America l'Oceano Atlantico. Continua così. Come associazione noi ti daremo sempre il massimo supporto possibile perché tu continui a divulgare la comune cultura, la comune lingua e la voglia e il piacere di riscoprirsi, di trovare nuovi e vecchi parenti. Buon lavoro a te, a tutti i tuoi collaboratori. Fai un saluto particolare, un abbraccio a tutta la comunità bellunese, veneta e italiana dell'Argentina. Io spero che il prossimo anno si possa organizzare quell'incontro in Argentina come UNAIE, che vuol dire l'unione di tutte le associazioni italiane nel mondo, in collaborazione con il Ministero degli Esteri italiano. Un abbraccio a tutti, un bacione e ci vediamo e sentiamo presto. Grazie caro Presidente per dedicarci queste sentite parole. Speriamo anche noi di poter ritrovarci al più presto. Vogliamo ringraziare anche a Marco Crepaz, il nostro bravissimo direttore della radio, che è anche il motore della nostra cara associazione e ci ha regalato questo bellissimo messaggio. Buon compleanno ad Ernestina dalla fine del mondo e complimenti invece ad Ernestina dalla corte. Un primo traguardo di questo nuovo, ma ormai possiamo anche definirlo storico, programma di Radio BM, nato da una serie di messaggi vocali e non tra il sottoscritto ed Ernestina dalla corte, che in breve tempo è diventato realtà. E soprattutto è diventata una continuità, perché quello è l'importante ed è la dimostrazione della serietà e della passione di Ernestina dalla Corte Lucio. Quindi Ernestina, davvero grazie mille a te, ma anche al tuo staff, perché anche dietro le quinte, diciamo così, di Ernestina dalla fine del mondo non c'è solo Ernestina, ma c'è anche il mitico Ignazio, il fratello, che segue la parte tecnica, e in queste realtà sono importanti anche le persone che stanno dietro le quinte, perché è anche grazie a loro che poi i programmi si possono concretizzare e diventare sempre più belli e più piacevoli a un pubblico che posso veramente con soddisfazione dire che il pubblico di Ernestina dalla fine del mondo è sempre in crescita, è il programma più seguito di Radio BM, e questo ci fa davvero piacere, e ancora complimenti quindi ad Ernestina e a tutto il suo staff. Ernestina dalla fine del mondo, che nell'arco dei mesi tra il 2000, soprattutto inizio 2021, si è arricchito anche con una rubrica, possiamo chiamarla così, ovvero Eccellenze Dolomitiche. Ernestina non solo nel suo programma coinvolge e intervista diversi
diversi discendenti bellunesi, non solo che sono residenti in Sud America e in America, ma vuole promuovere anche la provincia di Belluno e il Veneto con le sue bellezze. Ecco perché questa rubrica che sta all'interno di Ernestina dalla fine del mondo si chiama Eccellenze Dolomitiche. Davvero quindi grazie Ernestina, perché con la tua passione e la tua voglia di fare mantieni vivo il legame con la provincia di Belluno, di tutti i discendenti che ovviamente sono presenti in giro per il mondo, di un'emigrazione che ha più di un secolo di storia. Grazie anche per promuovere il territorio della provincia di Belluno. Da sempre l'Associazione Bellunese del Mondo crede in questo, crede ai suoi ambasciatori. Noi li chiamiamo i nostri ambasciatori perché i nostri immigranti, i nostri discendenti sono davvero i veri ambasciatori del territorio, nel nostro caso bellunese, ma del Veneto e dell'intera Italia, perché condividono il proprio amore, la propria passione, questo sentimento che li lega all'Italia, e lo condividono con il proprio cuore. Quindi siete davvero i nostri ambasciatori. Che dire, Ernestina, soffiamo assieme questa prima candelina, anche perché io sto parlando dagli studi di Radio ABM, e proprio da questi studi ogni sabato alle 21 di sera va in onda il tuo programma, quindi all'interno di questo studio c'è anche una parte di te, Ernestina. Soffiamo quindi la prima candelina del programma Ernestina dalla fine del mondo, ma di certo ci troveremo il prossimo anno per soffiare la seconda candelina e via di seguito. Quindi buon compleanno a Ernestina dalla fine del mondo e ancora complimenti a Ernestina Dalla Corte e a tutto il suo staff. Ciao ciao da Radio ABM, voce delle Dolomiti. Grazie di cuore Marco per questo sentito messaggio che ci hai dedicato, ti ringraziamo di cuore anche per questi cari ricordi che hai condiviso con noi. Ci ha anche dedicato un messaggio la nostra brava vicepresidente Patrizia Burigo e anche un'interessante riflessione. Un caro saluto Ernestina, a te e a tutti gli ascoltatori di Radio ABM, Voce delle Dolomiti. Desidero complimentarmi per l'importante traguardo che hai raggiunto, un anno della tua trasmissione che occupa un posto importante all'interno del palinsesto della nostra web radio, perché racconta storie di emigrazione. Ha iniziato con le storie di emigrazione in Sud America, ma poi hai ampliato il tuo raggio di azione e allora ecco che hai raccontato anche l'epopea del Nord America, degli Stati Uniti, del Canada, e poi hai spaziato ancora alle storie, alle tradizioni, ai costumi del bellunese, come si vive il Natale, la Pasqua, il Carnevale. E poi hai fatto anche degli speciali sulla giornata della donna, per non parlare dell'ultimo che riguarda l'anno dantesco e i tesori che sono contenuti nella nostra biblioteca gregoriana a Belluno. Quindi veramente hai dato un sacco di informazioni ai nostri radioascoltatori, che sono informazioni preziose. Ecco, questo grazie alla tua passione, al grande cuore che ci metti nell'impegno proprio quotidiano per mantenere i legami con la tua terra di origine. E devo dire che questo per noi è molto importante, perché fa parte proprio della missione dell'ABM, raccontare, tramandare, mantenere la memoria. E tu ci aiuti a farlo in un modo davvero importante, attraverso i social, attraverso la web radio. In questo modo possiamo anche intercettare le giovani generazioni che più magari usano questi strumenti, e quindi tramandare loro questo importante patrimonio di valori, che poi sono quei valori che contraddistinguono la nostra emigrazione e che hanno fatto grande la nostra storia. Quindi stai facendo un'opera veramente, veramente meritoria. E un altro aspetto poi che mi preme sottolineare è il fatto che queste storie ci vengono raccontate non dalla casa madre da Belluno, ma dal Sud America, da un'oriunda bellunese che vive alla fine del mondo. Ecco, veramente brava Ernestina, del resto credo che tu abbia già raccolto parecchie soddisfazioni anche con il fatto che sei stata chiamata a partecipare alla trasmissione di Rai Italia, l'Italia con voi. Ecco, anche questo ci aiuta a diffondere la storia dell'emigrazione bellunese nel mondo attraverso questa importante trasmissione.
Quindi grazie, sono sicura che ci riserverai ancora tantissime sorprese e ti auguro veramente un grosso in bocca al lupo per le prossime trasmissioni e per tutti i tuoi progetti. Ad maiora Ernestina, un caro saluto a tutti. Un altro ospite di Ernestina dalla fine del mondo è Rino Budel, che oltre ad essere vicepresidente VM è un nostro caro amico e lui ha voluto regalarci un emozionante messaggio. Ciao Ernestina, carissima. Ernestina dalla fine del mondo, così ti conosciamo. È molto bello parlare con te, sentire tutto quello che stai facendo e soprattutto in questa occasione che siamo arrivati, anzi siete arrivati a un anno da questa prima, da questi primi interventi con la vostra radio e con Radio ABM. Io vorrei portare un saluto a te, a tutta la tua famiglia, voglio salutare tutti i bellunesi di Buenos Aires, ma non solo quelli di Buenos Aires, tutto il Sud America, vorrei salutare quelli di tutto il mondo, ma in questo momento salutiamo quelli del Sud America e in particolare di Buenos Aires. Ti ringrazio a nome mio, ma anche a nome dell'associazione per tutto quello che hai fatto, quello che stai facendo e quello che farai con questi tuoi interventi. Con questa tua piacevole conoscerti come Ernestina dalla fine del mondo e come dice il nostro motto, anche se sei lontana, sei sempre vicina, siete sempre vicini e ti assicuro Ernestina che tu in particolare sei nel mio cuore, ma tutti i bellunesi lo sono. Ho avuto modo, e tu lo sai, di venire più volte anche lì a Buenos Aires, sono stato in Brasile, in diverse parti del mondo ed ogni volta che ho a che fare con questi bellunesi della fine del mondo è sempre una cosa fantastica ed è un po' triste nel momento in cui li lascio, in cui ritorno in Italia. Grazie ancora per tutto quello che hai fatto, speriamo di poter fare sempre di più. Vediamo adesso con il nuovo direttivo se possiamo portare avanti sempre quello che era già stato programmato e preparato in precedenza. E con un grande, grande, grande abbraccio ti saluto dall'inizio del mondo. Se la tua è la fine del mondo, il nostro è l'inizio del mondo. Infatti, Roma, che è qua vicino a noi, è l'ombelico del mondo. Ciao Ernestina, ciao bellunesi, ciao a tutti quanti. Grazie mille Rino, che belle parole che ci hai dedicato. Come sempre, è un'allegria ritrovarci, anche se virtualmente. Concludendo, vorrei ringraziare tutti coloro che, in qualche modo, ci hanno supportato in questo primo anno di programma. Se siamo arrivati fin qui, è anche grazie alla vostra preziosa attenzione che ci regalate ogni settimana. Grazie per i vostri numerosi commenti positivi sulle reti sociali, i vostri mi piace e anche condivisioni. È sempre bello sapere che queste storie di immigrazione che raccontiamo piacciono al nostro pubblico. Vi invitiamo a continuare a farlo e anche a seguirci tramite i social della BM e anche le mie reti personali. Mi trovate su Facebook e Instagram come Ernestina Dalla Corteluccio. Potete rivedere anche tutte le nostre puntate sul mio canale YouTube, cercatelo come Migranti TV e non dimenticate di iscriversi, così siete sempre al corrente delle nostre novità. Oggi la nostra puntata speciale di anniversario finisce qui, ma non è la fine. Continuate a seguirci su Radio ABM, Voci delle Dolomiti. Vi aspettiamo e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.